Siamo presenti alla celebrazione del bicentenario della pasticceria Cova, una tradizione della cultura e della storia meneghina. Abbiamo rifatto il negozio, volevamo fare vedere cosa si è fatto, la continuità. Quando c'è da mangiare ci sono sempre, anche quando c'è da lavorare. E poi col Mario. Una tradizione. Un'amicizia fraterna. Abbiamo un'apertura a Monte Carlo, il mese prossimo apriamo Monte Carlo. E in autunno apriamo a Dubai. Quello sarà il negozio più grande d'Europa, 600 metri di Cova. Questa è una tradizione culturale e storica della città meneghina che si conferma. 200 anni è un traguardo importante. Sei, sono due secoli. E meno male che ci sono ancora realtà di questo tipo, di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché la prima cosa che Cova porta avanti comunque è la qualità e il rapporto con le persone. Negli anni questo non è mai cambiato. Beh, la tradizione si vive ancora oggi, possiamo in qualche modo assaporarne tutta la storia. Abbiamo con noi qui Thomas Villa, lui riprende e commenta tutte le partite dello stadio Meazza, una volta chiamato San Siro, ma conosce sicuramente la nostra bellissima location di oggi. Cova, il bicentenario, cosa ne pensi di questo bicentenario, di questa tradizione? Sicuramente il locale più bello di tutta Milano, si sente proprio la storia, il profumo di questa città meravigliosa e non si poteva mancare questa sera, devo dire che fa piacere essere qui e festeggiare insieme. Vuol dire bellezza italiana globale che coinvolge e conquista tutto il mondo. Sono 200 anni e la pasticceria stasera è felicissima di avere tutte queste persone ospiti da noi. Sono venuti tutti e da tutto il mondo. L'importante è che questo locale storico sia in questo edificio del Piermarini, quindi bellissimo, porte aperte, con una porte aperta al pubblico, veramente un bel evento. Cova è una certezza, un punto di riferimento a Milano, un punto di riferimento per chi passeggia nel centro di Milano, nel quadrilatero. Sono onorata di essere invitata a questa celebrazione, è davvero un onore essere invitata qui. A breve si aprirà Cova Monte Carlo, a settembre addirittura Dubai. Un tuo pensierimento, sarai cliente anche in queste città di Cova? Sicuramente è un grande onore poter dire di essere italiani altrove, ovunque nel mondo. Grande piacere. Porteremo l'eccellenza italiana anche in queste città. Dubai è abbastanza, diciamo, collegato con il nostro mondo occidentale, cioè un sacco di brand. Come va la sicurezza stasera? C'è tanta gente? Tanta gente, si sa bene, è una bella lotta. Beh, io vengo tutte le mattine a prendere il caffè perché lavoro qui. Pasticceria pure ottima, servizio ottimo, gentili, sempre pronti, sono molto soddisfatta. È veramente una cosa eccezionale perché Cova è Milano.
sono contento di esserci e spero di esserci ancora. 200 anni per me sono troppi, ma insomma sai.